Sono passati ormai diversi giorni da quando abbiamo distrutto l'istituto. Non so, sembra che si sia liberato qualcosa nell'aria. L'aria è più pesante. Qualcosa è cambiato. Non so come spiegarlo, ma sento una grande sensazione di pericolo. Forse distruggere l'istituto e tutto ciò che c'era al suo interno non è stata una grande idea alla fine. Ho dato una leggera modifica alla mod che ci aggiunge i pezzi bionici e ora finalmente possiamo renderli leggendari. Quindi possiamo togliere i modificatori leggendari dai pezzi da robot finalmente. Ecco qua, ammazza ghoul e ammazza mutanti. Tornando seriamente a noi invece, ho sentito dei mercanti che parlavano di uno strano portale vicino a queste coste. Dobbiamo andare ad indagare. Andiamo al castello e verifichiamo noi stessi. Okay, che succede? Cos'era quel rumore? Certo che da quando abbiamo distrutto l'istituto sembra che la gente sia del tutto impazzita. Non solo le creature, ma anche le persone. Senti che casino, questi sono tutti spari. Sembra quasi una rivolta. E tu? Non credere di nasconderti. Questa è una vera e propria rivoluzione. Un ragazzo dell'atomo che ci combatte. Perché? Dai, esplodi. Ecco fatto. Uno zombie? Che cosa diavolo abbiamo liberato? Cosa cacchio abbiamo liberato? Distruggendo l'istituto. Anche i predoni sembrano essersi riformati perfettamente ora. Ecco fatto. E questo cos'era? Ah, un geco leggendario, bene. 25% di danni, wow. Beh, questo sicuramente era utile. Beccati questo, stronzo. Ecco fatto. Bene, pure i super mutanti adesso sono impazziti. Forse abbiamo liberato qualcosa nell'aria che ha fatto impazzire tutti quanti. Forse era meglio lasciare tutto com'era. Forse abbiamo sbagliato a intrometterci. Che cosa diavolo abbiamo fatto? Pure la confraternita ha difficoltà con questi pazzoidi. Ecco fatto. Cosa credevi di fare con un lanciafiamme contro un elicottero? Magari le Molotov sì, sono più utili. Dovunque si nascondono questi predoni, io li stanerò e li ucciderò tutti. Colpita! Beccati questo, stronzo! Eccone lì un altro. Non c'è posto per creature come voi qui. Un bel fuoco d'artificio. Per ora sarà meglio muoversi. Meglio non stare troppo fermi in un unico punto. Con tutti questi spari non si può stare al sicuro. Non capisco perché i figli dell'atomo ce l'abbiano con me ora, ma abbiamo un nuovo nemico sulla lista. Forse il loro prezioso atomo è esploso per colpa mia. Dobbiamo dirigerci prima su quest'isola. Un tappo stella. Incredibile. Grazie. Sai com'è? Ci sono zombie in giro. Va bene, avviciniamoci a quell'isola. Un'imbarcazione che funziona ormai è un sogno, quindi dobbiamo nuotare. Certo che con tutto questo peso addosso è incredibile che non affondiamo.
Senti i gabbiani. Eccoci arrivati a Spectacle Island. E già ci sono nemici. Non che la cosa mi sorprenda. Buongiorno a voi, cari compagni. Vedo che siamo belli resistenti, eh? Ma io sono più dura di voi. Ormai questo dovreste saperlo. Ed era pure leggendario questo. Grazie. Incredibile che l'abbia ucciso con un colpo da quella distanza. Che cacchio? Ma ti pare normale anche a te? Tu cosa sei? Cosa cavolo sei tu? Sei una creatura strana. Eppure non mi attacchi. Oh, scherzavo. Si è appena risvegliato. Dove credi di andare? Oh, scherzavo. Si stavano solo riprendendo. Non so cosa diavolo siate, ma il modo in cui ringhiate non mi piace. Già, non mi piace per nulla. Siete grossi e ringhiate male. Non siete sicuramente amichevoli. Altri Mailurk, eh? Vedo che non vi arrendete fino alla fine. Se mi volete morta, dovete essere voi a venirmi a prendere. Questa creatura è nuova di queste parti. Prima non ce n'erano. Comunque, da queste parti c'è quel portale di cui mi avevano parlato. Meglio andare a controllare. Se questa storia fosse vera, la questione potrebbe essere molto più pericolosa. Per fortuna è una bella serata per fare una nuotata. L'acqua è calma e il cielo è sereno. Eccolo. Cosa diavolo è quella struttura? Che sia il portale di cui mi avevano parlato. Ok, devo cercare un modo per salire sopra. Non lo so. Sembra che da questa struttura esca qualcosa di strano. Un qualche tipo di energia, non so spiegarmelo. Però non sembra un pericolo, come pensavamo. In ogni caso, devo andare a controllare. Dove cavolo sono finita? Questo mondo è così cubico. Ehi là? Siete amichevoli? Vengo in pace, metto giù anche le armi. Siete tutti molto simili. Salve. Sì? Non dite nulla, eh? Siete persone di poche parole. Un cane amichevole che gioca con una pallina. Ok, non so dove diavolo sono finita, ma non sembrano essere pericolosi. Anzi, sembrano essere molto distaccati dalla nostra realtà. Però sono civilizzati. Hanno anche un recinto con le mucche. E hanno addomesticato dei cani. Questo vuol dire che sono persone intelligenti. Questo mondo è del tutto anomalo. Sembra quasi essere uscito da un qualche tipo di videogioco. Però hanno degli accampamenti. Questo vuol dire che veramente sono ben strutturati. Hanno anche tavoli da lavoro, hanno un gatto. Non possono essere cattive persone se hanno un gatto. Ciao, hanno persino dei letti. E persino un bagno. E la miseria. E addirittura una cucina. Se sapessi dove mi trovo, potrei dire che questo posto è anche un bel posto in cui vivere. Magari un giorno mi ritirerò qua in pensione. Voi siete delle guardie? Bene. Sembra che non gli freghi particolarmente che sto aprendo tutti i tipi di porte. Questa addirittura è ardua. E c'è un'armatura atomica e dell'oro. Interessante. Magari dopo me la prendo. Degli artigli e dei beacon. Non so cosa facciano, ma me li prendo tutti. E anche un nucleo di fusione. Sembrano un qualche tipo di civiltà molto ben organizzata, ma con una mentalità e una vita molto semplice. Non penso rappresentino un qualche tipo di pericolo. Guarda, hanno pure una piscina. Questa invece è la zona di scavo, eh? E la porta è ardua, chissà come mai. Ecco fatto, niente troppo arduo per me. Wow. Wow, wow, wow. Qualcuno c'è morto qui. E sembra che ci sia qualcuno.
Sì. Sembra che qualcuno sia in agguato. Spider e zombie. Non so cosa stia succedendo qui, ma non promette nulla di buono. Più vado avanti, più ci sono cadaveri. Sì, decisamente più cadaveri. Non so cosa abbia ucciso questi uomini, ma dobbiamo fare attenzione. Meglio essere più silenziosi possibile. Vedo che avete dei buoni riflessi. È riuscito a schivare un mio colpo. Questo se lo sono proprio spolpato. Oh, sono caduto in un qualche tipo di trappola nascosta. Belli questi blocchi. Minecraft Gold Room Key. No, non era la chiave di questa stanza, a quanto pare. Però era la chiave di questa stanza. Beh, almeno siamo riusciti a uscire, dai. Volevo solo rubarmi questa carne io. Tanto loro sono morti. Che gli frega? Cioè, guarda quanta carne. Sarebbe tutta sprecata se non la mangiassimo. Possiamo proseguire nel tunnel di trattamento delle acque. Wow! Neanche sono arrivato. Questi fanno male se ti prendono. Non riesco a capire se questi siano umani oppure no. Però almeno mi danno un sacco di spuntoni. Quelli mi mancavano. Però non sono intelligenti. Sanno attaccare, fanno male, ma non sono intelligenti. Il che è abbastanza strano. È del tutto un controsenso. Vediamo se posso colpirlo da qui. Ci sono problemi. Sì, posso colpirlo. Tu cosa diavolo schifo sei? Non so, tu avevi un aspetto molto più pericoloso di tutti gli altri. Beh, mi sento assolutamente di dire che queste persone non sono un pericolo. Una cava abbandonata. Andiamo a vedere cosa c'è allora. Non mi sembra così abbandonata se c'è qualcuno, no? Ah. È una zona del tutto pulita questa. È come un intero spiazzo di terra tutto per me. Chissà, magari davvero potrei trasferirmi qua una volta che mi sarò ritirata da tutto questo. D'altronde sembra un buon luogo dove costruire. Ribadisco, queste persone non sono assolutamente un pericolo, né tantomeno la loro dimensione diventerà un pericolo per la nostra. Penso che in un qualche modo possiamo anche vivere in pace. Beh, miei cari amici molto loquaci, è stato bello conoscervi, ma devo fare ritorno alla mia dimensione. Lì ci sono persone che hanno ancora bisogno di me, quindi magari un giorno ci rivedremo. Addio, torniamo nel Commonwealth.